Oggi, alla sesta edizione di Fiera Didacta, anche le piccole scuole sono presenti con numerose offerte rispetto a workshop, seminari e convegni. È un piacere per noi portare questo contesto educativo all'attenzione nella più grande fiera nazionale sui processi di innovazione e formazione. Piccole scuole è un contesto educativo non standard che oggi in Italia però raccoglie oltre 9.000 plessi, in particolare nella scuola primaria rappresenta il 41% della scuola primaria italiana e oltre il 23% della scuola secondaria di primo grado in Italia. La struttura di ricerca delle piccole scuole lavora rispetto a una visione nuova di scuola, una visione di scuola di comunità, scuola di prossimità, aperta al territorio e che ha cura del bene comune e si promuove di lavorare per alleanze che sostengono i processi di innovazione e l'arricchimento dell'offerta formativa dei nostri piccoli plessi. A Fiera Didacta portiamo numerosi workshop, tra cui quelli legati ai patti educativi di comunità e della scuola aperta al territorio. Il patto educativo si configura come lo strumento prevalente oggi in Italia per formalizzare le alleanze e corresponsabilizzare la comunità tutta nei processi di arricchimento e di garanzia della continuità educativa nei nostri territori. Lavoreremo insieme all'APSUS, con cui abbiamo l'Osservatorio Nazionale dei Patti Educativi, per costruire insieme ai nostri docenti uno strumento che riesca a sostenere queste alleanze, formalizzarle e supportarle nel tempo. Insieme ai patti educativi proponiamo però anche un aspetto più didattico per la scuola di prossimità, quindi come lavorare per una scuola aperta, come costruire delle unità didattiche che valorizzino gli spazi adiacenti alla scuola e anche gli spazi fuori dalla scuola, le piazze, i boschi, i fiumi che sono comunque il contesto naturale prevalente dei nostri piccoli plessi. A supporto e a garanzia dell'arricchimento e della qualità didattica delle nostre piccole scuole siamo presenti anche con la ricerca con il D-Book, un piccolo web server che permette di creare delle connessioni LAN in un contesto educativo che può essere una classe o un plesso e dare la possibilità ai nostri studenti, anche quelli che frequentano scuole che non sono sostenute da una buona connessione di rete, la possibilità di accedere alle risorse digitali e quindi di arricchire la loro offerta educativa anche grazie a questi strumenti, talmente semplici che possono anche favorire percorsi di scuola aperta al territorio. E infine siamo presenti anche con alcune esperienze che sono satellite rispetto a questo concetto di scuola di prossimità. Da un lato c'è speranza, se questo accade anche nelle piccole scuole, un percorso costruito insieme ai ricercatori del gruppo che io ho l'onore di coordinare e che portano ad arricchire il curriculum con momenti legati a lavorare per l'emergenza e sull'emergenza e su una scuola resiliente. E infine anche un percorso che è nato durante la pandemia, la scuola allo schermo in collaborazione con altre strutture di ricerca e che portano là dove c'è una carenza anche di spazi culturali come il cinema, come le biblioteche, come i teatri, la possibilità di integrare il linguaggio mediale cinematografico all'interno del percorso curricolare. Scuola allo schermo è un percorso internazionale, siamo parte anche di istituti internazionali che si occupano di portare il cinema nella scuola, in particolare guarda il cinema indipendente, quindi un contesto particolare, unico ed esclusivo, ad hoc per le nostre piccole scuole, che ha come fil rouge il tema della perifericità e della comunità.